Hi-ho, radical thinker! Di cosa parlo stamattina al buongiorno di Londra? Non lo so. Caffettino? Ogni volta che entro in studio e mi metto davanti al microfono, provo un brivido di piacere. Si va in scena. Ho lasciato aperto per sbaglio un filtro e non mi piace l'effetto della mia voce questa mattina. Vorrei riregistrarlo, ma vado col buono alla prima perché altrimenti perderei un po' di spontaneità. Good morning, Radical Thinker! Io sono Raffaele Tovazzi e questo è il Buongiorno di Londra. Voglia di allenarmi stamattina? Zero. Ma è proprio questo il punto. Minore la voglia, più grande la sfida, più forte divento nell'affrontarla e vincerla. È pazzesco! Nel giorno in cui avevo meno voglia, mi sto allenando con un'intensità senza precedenti. E suppongo che sia un approccio che uno riflette in ogni aspetto della vita. C'è chi, di fronte alle difficoltà, si abbatte e permette alla causa esterna di cambiare il proprio scopo, il proprio posizionamento, il proprio mercato. C'è chi rimane impassibile di fronte alle difficoltà. Chiamiamo questo genere di persone forti, ma in realtà sono esseri che non evolvono. Non evolvono perché ignorano i segnali. Ignorano i segnali esterni, ignorano i segnali interni. Poi ci sono quelli che Nassim Taleb chiama gli antifragili, coloro che nelle avversità della vita, nelle turbolenze dei mercati, riescono ad imparare da se stessi e migliorare. Molte scene del film Paddington sono girate in questa via, Portobello Road. Se ben ricordo, questa è la via in cui nel film vive Paddington. Sono terribilmente in ritardo sulla tabella di marcia. Oggi mi sono allenato il doppio. E l'ho fatto anche perché ho un'impresa alle porte. Il 4 luglio partirò da Londra e raggiungerò Milano con una bici a noleggio, a quanto pare supportato da Mobike. Ti terrò aggiornato nei prossimi giorni sui dettagli e sulle novità. Adesso ho bisogno di buttare dentro calorie perché mi aspetta una grande mattinata con una sessione di coaching e un'intervista. Ah, questo esplode un uovo. Questo è il podcast che ti consiglio per oggi. Dopo il cibo per il corpo, cibo per la mente. Stamattina, leggendo Tools of Titans, ho scoperto come Jamie Foxx ha inventato il proprio nome d'arte. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Raro, vallo, cosa, caro, caro, allo, se ne mi avvita. Come dici? Non hai capito? Ho detto che ho appena portato i bambini a scuola, ora corro a casa per lavorare. Sì, però anche tu, sveglia, no? Prima però... cibo, 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 cibo. Ora ho un'intervista e devo ricreare una cosa che si chiama Mix Minus Setup con sto affarino qua, ma non mi ricordo più come si fa. Tralallero, tralalla. In buona sostanza, un setup che mi permette di ricevere e fare telefonate utilizzando il microfono che uso per i podcast, potenziato dal cloud lifter, filtrato dal compressore, equalizzato con il mixer. Registrando il tutto senza che la voce del mio interlocutore rientri con una latenza nella sua cuffia, creando un effetto loop fastidioso. E voilà! E in teoria, visto che questo sarà il telefono che utilizzerò per l'intervista, anche tu in questo momento mi stai sentendo con una voce leggermente diversa rispetto al solito. Ora lavoriamo un po' di equalizzazione, meno alti, togliamo un po' di bassi, aumentiamo i medi, direi che ci siamo. Bella così la voce nel video. Ora faccio un piccolo esperimento, dimmi se ti piace. Che poi non puoi dirmelo perché non puoi commentare, ecco. Pensa se ti piace. Ti piace questa extreme point of view con questo radio quality sound? Appena terminata l'intervista, è stato davvero un grande piacere perché ho scoperto che il giornalista, Francesco Gerardi, è anche lui un collega filosofo. Filosofi del mondo! Alla riscossa! È il momento di tornare seri. Ora, coaching. Coaching time! Le faremo sapere. È pronta?
Vuoi sentire uno dei suoni più armoniosi del creato? È unto? Salsiccia con la birra, per me, numero uno. Ogni mese su Manager Italia tengo una rubrica che si intitola Filosofia in. Questo mese è la volta di Filosofia in Green Economy. Sprint finale, Raffa, sprint finale! Non ho tanta voglia di scrivere l'articolo oggi, ma forte dell'insegnamento, dell'allenamento di questa mattina, sarà il mio migliore di sempre. Articolo esplosivo. Ed ora, email. Lavoro più veloce del previsto. Coaching terminato. Ma che aura mistica che c'ho. Dicevo, il coaching oggi l'ho fatto, l'intervista l'ho fatta, i clienti ho risposto, non c'ho più voglia di lavorare, prendo i bambini e vado al parco a giocare.